prima di andare in assemblea, chiederò un appuntamento lunedì al presidente Crocetta perché gli voglio suggerire due o tre cose, anche perché non vogliamo fare una opposizione tout court, anche perché la Sicilia ha bisogno di una convergenza di idee, di culture, di esperienze che possono far uscire la regione dalla crisi in cui si trova. Certo, se il presidente Crocetta dovesse assorbire le nostre proposte, che sono quelle di firmare l'autorizzazione per i 400.000 dell'ENI di Priolo e i 350 dell'ENI di Gela, che traccia la sua città, se dovesse firmare o chiamare quelle del rigassificatore per fare la trattativa in 48 ore, autorizzare, se dovesse sbloccare i fondi del porto commerciale di Augusta e del porto turistico di Siracusa, se dovesse sbloccare, come noi chiederemo, anche il nuovo ospedale di Siracusa, perché le risorse ci sono, l'ex articolo 20 che ci vengono dallo Stato, sono circa 900 milioni di euro. Allora io credo che potremmo dare una mano al presidente del Crocetta, al di là e senza se, con qualche ma, per svegliare l'economia e l'occupazione, che secondo me sono l'unica vera richiesta dei siciliani, e così come del resto d'Italia. Quindi sono cose che noi ci affretteremo a richiedere, così come proporremo al Presidente Crocetta di aprire come dire, un bando internazionale per tra fare l'attrazione di investitori e dare spazio più al progetto di finanza che adatto, cominciando dalle ferrovie che ormai sono abbandonate a loro stesse perché c'è un'incuria, un ostracismo da parte di Moretti, e verificare insieme a lui la possibilità di darle a qualcuno che possa fare poi in Sicilia sia la costruzione di, come si chiama, di tratti ferroviari, sia la costruzione dei vagoni in Sicilia, facendo così lavorare tutte le aziende metalmeccaniche, così come riteniamo che sia importante, per esempio, fare la città della regione nei terreni sequestrati alla mafia a Palermo, così possiamo evitare di pagare 100.000 di l'anno di affitti, 100.000 di vecchie lire, di darli a chi fa la costruzione, sempre il progetto di finanza, facendo lavorare qualche centinaia di migliaia di persone, come edili, idraulici, elettricisti, eccetera, e quindi svegliare con un colpo di frusta serio e reale l'economia e l'occupazione. Lui è un fraccio europeo, mi pare che ancora non si è dimesso, e ha certamente un'interlocuzione con il Parlamento europeo, e andare a chiedere di rivedere un attimino il blocco dei 7 miliardi di euro che Lombardia ha fatto perdere, sapendo e offrendo una rapidità e una rapidizzazione per l'utilizzo di queste somme, forse lo renderebbe ancora più efficiente e più efficace. Il resto, se questi sono i problemi, io credo che già sta partendo male, perché gli suggerirei di non prendere assessori tecnici, tranne che non sono a costo zero, perché 12 assessori tecnici costano circa 1.440.000 euro l'anno, quindi sarebbe una cosa importante evitare di sperperare, eliminare i consulenti, i commissari, gli amici degli amici, veramente azzerare tutte le società partecipate, controllate e quant'altro, quello sì, farebbe un grosso risparmio, e partendo da questo, probabilmente non facendo l'operazione del governo tecnico, è probabile che potrebbe anche partire con un piede giusto, non solo per i licenziamenti, tranne per i consulenti e per tutti quelli che fanno parte di uno schema che non mi piace, che è quello di sperperare denaro, perché se il consulente prende 100.000 euro l'anno, come avviene in diversi comuni di questa Sicilia, è grave. Perché non è che vengono a dire che la casta è fatta dai politici, quando poi ci sono consulenti, direttore generale, consigliere di amministrazione che prendono 400-500.000 euro l'anno di stipendi. Non è quella, allora la casta non è la politica, sono altri. Vediamo di stabilire un pochettino la verità, facciamo in modo che i giornalisti facciano i giornalisti e possano scrivere e dire le cose esattamente come stanno. Quando lei pensa che in Italia ci sono persone, circa 250.000 pensionati, che prendono da 5.000 a 80.000 euro al mese di stipendio, lei pensa che è una cosa seria? Se lei pensa che in Italia ci sono 450.000 persone fra consigli di amministrazione, direttori generali, che prendono da 1 milione, da 100.000 a 1 milione di euro l'anno di stipendio, le pare che questo. Come la dobbiamo chiamare? Se la casta è quella fatta dai politici, che prendono certamente un decimo
di queste, e devono essere sempre a confronto diretto con le persone che li votano, che devono pagare segreterie, telefoni e persone, che devono fare una vita che, per carità, non è, io non mi lamento, è una mia scelta. Se io facessi il medico guadagnerei di più, sono anche abbastanza bravo, però ho scelto di fare il medico sociale e quindi di occuparmi anche delle persone che stanno peggio di me. Se ci riesco, bene, se non ci riesco non mi voto, ma mi pare che il risultato elettorale la dica lunga su come la gente riesce ancora a pensare, nonostante sia incazzata. Qualche presidente di seggio, magari andando un po' oltre, ha dichiarato che votare Pippo Gianni era un voto di controllo. Visto che mi chiamo Pippo Gianni, non so come avrebbero dovuto scrivere. Quindi, siccome c'è sicuramente qualche masnadiero seduto a fare il presidente, allora faremo un controllo, che se dovesse essere così come mi dicono i miei che hanno controllato, certamente li denuncerò e mi costruirò parte civile, perché pare che mi abbiano annullato più di 1.500-1.800 voti, quindi mi pare abbastanza esagerato. Siccome io credo che la volontà dell'elettore sia quella di scrivere il nome e cognome di chi vuole votare, e tutto il resto mi pare soltanto piccole confusioni in una campagna elettorale certamente pesante. Certamente è una camminatura difficile, dove so che le forze dell'ordine sono a conoscenza delle porcherie che sono state commesse in questa campagna elettorale. Sono convinto che prima o poi verrà alla luce tutte le porcherie che in questa tornata elettorale sono state fatte.